Ternana fermata in casa dalla Rimini per i biancazzurri, che hanno una gara da recuperare, la concreta possibilità di incrementare il vantaggio sugli umbri, ma la sfida del Porta Elisa di Lucca è tutta da giocare, anche perché, come saggiamente ricorda Baldini, ogni partita fa storia a sé. Il Pescara arriva all'appuntamento ore 19:30, diretta in chiaro su Rete 8 e Ampio Pregara dalle 18:30, con entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi. Tutti convocati, il tecnico biancazzurro ha ufficializzato in conferenza stampa l'11 di partenza: Plizzari tre pali, in difesa Staver, Brosco, Pellacani e Moruzzi. Alla prima da titolare in campionato lo scorso anno proprio a Lucca, vittoria per 4-1, tra i migliori. A centrocampo il rientrante Valzania con Squizzato e D'Agasso, davanti ecco Merola nel tridente completato da Tonin e Cangiano. Dunque 5 varianti rispetto al match di Ferrara, turnover corposo condizionato anche dai 3 impegni ravvicinati nei prossimi 8 giorni, quando il Pescara affronterà in sequenza Pontedera in casa e Vis Pesaro in trasferta. Al Porta Elisa biancazzurri col lutto al braccio per onorare la memoria di Vincenzo Marinelli, che al Delfino ha dato tantissimo. 12 punti e 12esima posizione in classifica per la Lucchese, che davanti al pubblico amico non vince dallo scorso 10 marzo. 1-0 sull'Olbia in questa stagione, 4 pareggi e un KO col Gubbio. Negli ultimi 2 impegni 0-0 contro Sestri Levante in casa e Carpi in trasferta. L'ex Gorgone deve ovviare a diverse assenze. Pesante quella dello squalificato Quirini, terzino destro e miglior marcatore dei toscani con 3 gol. Altresì fuori Gucker, Gasbarro, Giacchino e Fedato. Non al meglio capitan Tumbarello e il fluidificante mancino Antoni, che partiranno dalla panchina. Sistema di gioco 3-5-2. Ecco il probabile 11: Palmisani tre pali, in difesa Fazzi, Sabbione e Dumbravanu. Sulle fasce Gemignani e Visconti, a centrocampo Welbeck Play, mezzali Saporiti e Catanese. In attacco Costantino e l'ex Luca Sasanelli. Il tecnico, altro ex della sfida, Giorgio Gorgone. Per me è giusto che il Pescara lotti tra le prime 4-5 squadre, però essere prima è un merito che va oltre la qualità dei giocatori, quindi va dato merito all'allenatore, va dato merito all'ambiente, alla società, a come hanno costruito, a quello che hanno fatto, perché comunque sia ci sono altre squadre attrezzate come loro, quindi complimenti a loro. Non lo dico per spocchia o per spavalderia, però noi ci giocheremo la partita, perché sappiamo che è una partita importante contro una squadra forte e stimolante. C'è sempre la possibilità che una squadra renda un pochino di meno e che l'altra renda molto di più, quindi io penso che queste cose possono avvenire, non è una cosa, voglio dire, miracolosa dovesse succedere. Sono 12 i precedenti al Porta Elisa, 5 vittorie a testa e 2 pareggi. La prima affermazione dei biancazzurri 2-0 nel lontanissimo 1941-42. Nelle immagini Serie B, 8 settembre 1991, Allegri ispira Bivi, che scavalca con un tocco morbido il portiere Landucci. Era il Pescara di Galeone, toscani, allenati invece da Marcello Lippi. 30 gennaio 1994, subito espulso Giacomo Di Cara nel corso della sfida. Il Pescara perderà anche Righetti causa infortunio e Ferretti frattura del setto nasale. La Lucchese di Fascetti prevale per 2-0 grazie a questa doppietta di Pistella. Nel mezzo anche l'espulsione di Giacomo Ceredi. Il Pescara allenato da Rumignani termina la gara in 9 uomini. Sempre in B, 5 marzo 1995, i biancazzurri di Franco Oddo avanti con 2 gol di Gelsi, prima doppietta in carriera. Reazione e rimonta rossonera, prima Paci, poi Rastelli dopo un pasticcio gigantesco di Loseto, Voria e Farris, e anche l'ultimo pareggio al Porta Elisa. La stagione successiva, 15 ottobre 1995, terzo successo del Delfino, percussione centrale di Michele Baldi, che arma il destro non benissimo Scalabrelli, guizzo rapinoso di Andrea Carnevale. 15 marzo 1998, dominio assoluto del Pescara di Buffoni, subentrato a Viscidi, autentico mattatore Ivan Tisci, prestazione regale, a dir
poco delizioso l'invito d'esterno per il vantaggio firmato da Daniele Moretti. Nella ripresa Pisano propizia il 2-0 di Cammarata, che si ripete su assist del solito Tisci, migliore in campo. Ha referto un rigore di Pisano sventato da Squizzi e un palo timbrato da Beghetto. Quindi 3 KO di fila, sempre in B nel 1998-99, 2-0 doppietta di Nazareno Tarantino. In C nel 2007-2008, 2-1, e con lo stesso verdetto il 3 aprile 2022. Nelle immagini le reti firmate da Visconti e Belloni. Per i biancazzurri Franco Ferrari, KO fatale a Gaetano Auteri, sostituito da Luciano Zauri. L'ultima sfida al Porta Elisa, un anno fa, lucchese in vantaggio con l'austriaco Gucker, servito da Guadagni, sterzata su Brosco e Plizzari, gol bellissimo dell'ex Pisa e Frosinone. Il Pescara reagisce, 27esimo fallo di Tiritiello su Cuppone, chiara occasione da gol, scatta il rosso, Toscani in 10, punizione di Moruzzi, la barriera respinge, gran sinistro di Federico Accornero, 1-1. Allo scadere del primo tempo Merola si procura questo rigore ineccepibile, trasformato con freddezza da Tuniov, che nella ripresa si regala il bis su assist di Moruzzi. Match a senso unico al minuto 76, ancora un penalty, questa volta se ne incarica Cuppone, che non sbaglia, finisce 4-1.